Buongiorno, 24 marzo, giornata di preghiera e digiuno per tutti i martiri missionari. Ce ne abbiamo tanti. Tra tante sante, oggi ho scelto Santa Caterina di Svezia. C'è un motivo particolare, è la figlia di Santa Brigida. L'etimologia del nome Caterina attinge al greco e donna pura. Tale fu Caterina Urdsdottir, meglio conosciuta come Caterina di Svezia, secondogenita degli 8 figli di Santa Brigida, la grande mistica svedese che ha segnato profondamente la storia, la vita e la letteratura del paese scandinavo. Nata nel 1831, in giovanissima età, Caterina sposò Edgar von Kiren, nobile di discendenza, ma soprattutto nobile d'animo. Questi non solo acconsentì al desiderio della ragazza di osservare il voto di continenza, ma si legò addirittura allo stesso voto. A 19 anni, Caterina raggiunse la madre a Roma, dove partecipò alla sua intensa vita religiosa e ai suoi pellegrinaggi. Alla morte di Brigida, Caterina ne riportò in patria la salma e nel 1375 entrò nel monastero di Valdstena. Nel 1380 venne eletta abbadessa, morì il 24 marzo del 1381. Il Vangelo è di San Luca, capitolo 11, versetti 14-23. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Quando il demonio fu uscito, il muto parlò e le turbe ne furono meravigliate, ma alcuni di loro dissero: egli scaccia i demoni per mezzo di Beelzebul, il principe dei demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, esigevano da lui un segno dal cielo, ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso sarà devastato e una casa crolla sull'altra. Ora, se Satana è diviso contro se stesso, come potrà durare il suo regno? Poiché voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, per mezzo di chi li scacciano allora i vostri nemici? Per questo essi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, e dunque è arrivato tra voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, custodisce il suo palazzo, quello che possiede è al sicuro. Ma se sopraggiunge uno più forte di lui e lo vince, gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me, disperde. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La finale di questo brano, la conclusione, è venuta fuori da un dibattito con dei farisei, un dibattito sul demonio. Gesù è costretto a dire che chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. È radicale. In altre parti del Vangelo aveva detto agli apostoli che non volevano, essendo, non essendo con loro, non volevano che cacciassero i demoni nel nome di Gesù. Gesù dice:
se riscacciano nel nome mio, non sono contro di me, sono per noi, non sono contro di noi. Il concetto è valido per le due espressioni, ma qui in maniera radicale, tanto radicale che non raccoglie con Gesù, disperde. Ma bisogna essere con Gesù. Ora, il motivo di questa risposta è perché era stato accusato Gesù di essere in combutta con i demoni, che mentre la folla era stupefatta del miracolo a cui aveva assistito, che un giovanetto sordomuto, cioè un demonio muto, gli prende la parola, guarisce, sente, parla, un gruppo di, al solito, scribi e farisei lo contestano. Eh sì, lui caccia i demoni, perché lo fa in nome del principe dei demoni, Belzebù. Tanto che Gesù giustamente dice, se il demonio è contro se stesso, non durerà a lungo. E se giustamente una casa non è ben fondata e un popolo è al di dentro semina discordia, certo che non cadrà in piedi e non durerà a lungo. Poi va un altro esempio che ci sconcerta, ma la posizione è facile a capirsi. Parla di un uomo forte che ha conquistato la sua casa e un uomo forte non si lascia scassinare la casa, non si lascia invadere la casa. Ma se viene uno più forte di lui lo caccia via e si divide il bottino. Questo a dire che sì, il demonio è forte, ma più forte è il Signore. E quando ognuno di noi si affida al Signore, cerca di fare la volontà del Signore, i demoni non entrano. Tanta gente è ossessionata. Gente di preghiera, gente che va in chiesa, ossessionata, tutto quello che gli accade di contrario è opera del demonio e bisogna cacciare questo demonio. E vogliono gli esorcisti, e vogliono fare gli esorcismi, addirittura a comando, vogliono, pretendono che si caccia via il demonio che hanno. Quando invece tante cose che non vanno bene e per colpa nostra o per colpa anche degli altri, ma non del demonio. Se tu vai in chiesa, preghi, sei col Signore, cerchi di fare del bene, il demonio non può entrare né con le passazioni, le possessioni, che è un caso rarissimo, l'hanno avuto anche i santi per permissione di Dio, ma demonio non può fare niente contro di noi, è sconfitto già. L'uomo più forte, cioè Gesù, l'ha vinto e si è diviso le spoglie. Se noi vogliamo arricchirci di queste spoglie, cacciando via i demoni con la nostra vita, sicuramente lo faremo se raccoglieremo con Gesù, se avremo più fiducia in Gesù, non in noi stessi e nemmeno nelle nostre ossessioni. Amen. Il demonio ha invidia di ciascuno di noi. E come è rovinato lui? Vuole rovinare la nostra vita, che la rende complicata,
fa di tutto per farci cadere in peccato, fa di tutto per allontanarci da Dio. Ma noi, primo punto di strategia per la vittoria, sappiamo che esiste, ma non dobbiamo dare troppa importanza. Non tutto il male che c'è nel mondo viene dal demonio, viene da noi stessi, o anche dagli altri, gli altri. C'è la malvagità che ci portiamo dietro, anche noi. Infatti, i tre nemici dell'uomo sono la carne, il mondo e il demonio. La carne, cioè la nostra debolezza, il mondo, le debolezze degli altri e il demonio. Ma come si fa a vincere il demonio? Gesù ce l'ha insegnato. State con me. Chi sta con me raccoglie con me. Chi non sta con me disperde. Cioè non conviene a niente. Solo Gesù, e avendo in bocca il nome di Gesù, e nella mente il nome di Gesù, ogni ossessione se ne va. Ogni assalto del demonio si imbrance contro la roccia che è Gesù. Sant'Agostino diceva che un cane legato alla catena, lasciamolo abbaiare, non avviciniamoci. Può gridare, può abbaiare, può far spaventare, ma non farà niente di male, perché con chi è con Gesù nessun male lo toccherà. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi e volte vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente per quelli che soffrono di più, cioè i malati, malati terminali, di cancro, di virus e di altre malattie inguaribili, e con quelli che l'assistono, perché usano tutti i mezzi per far guarire. Specialmente la fiducia, la fede in Gesù, profonda. L'unione intima con Gesù, che fa agire Gesù anche attraverso la nostra miserabile fragilità. Per intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Santa Caterina di Spezia, tutti i missionari martiri, tutti i santi e gli angeli, come a capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele.